L'autoritratto è una tra le primissime prove con cui si misura il giovane Alessandri, che qui vediamo in piedi e in bella posa. Il dipinto, tra i pochi su tela, grande al vero, è stato realizzato dal pittore durante la frequentazione dello studio del maestro ottocentista Giovanni Guarlotti, che Alessandri conobbe a Torino tra il 47 e il 50. Gli insegnamenti dell'anziano maestro qui risultano molto evidenti, in quanto notiamo una pennellata sicura e fresca con un pieno rimando impressionista. Alessandri continuerà ad autoritrarsi nel corso di tutta la vita. A volte esaspera i propri caratteri e cerca di imprimere, con un segno netto di grafite, sul suo volto il sentimento provato, stravolgendo i suoi lineamenti. Altre volte sintetizza con un rapido segno a china i suoi tratti somatici. Altre ancora diventa personaggio tra i suoi personaggi e anima sia i suoi quadri pascalosi, sia i suoi posti e infine le camere dell'Hotel Surfanta. Sin dai tempi della soffitta macabra, ama dipingersi come scheletro barbuto, monaco della pittura, devotissimo alla sua arte. Lo vediamo infatti rappresentato sulla porta della soffitta, insieme ai simboli, ai nomi delle sue modelle, ai sogni e ai segni che lo accompagneranno per tutta la sua vita. Gli stili utilizzati sono molteplici. Egli sperimenterà fino alla fine dei suoi giorni ogni possibilità di espressione artistica. Singolarissimo uno degli ultimi autoritratti, dipinto su masonite nel 1996, in cui egli appare di profilo, chiodato da tre chiodi, ossessioni martellanti sulla sua testa. Il collo è arrabascato, mentre l'occhio serio punta davanti a sé, come se vedesse e immaginasse scenari irraggiungibili. Al fondo del quadro leggiamo con chiarezza: Io, chiodato e ornato per Aldo Proserpio, poi mai più. Aldo Proserpio è uno dei più grandi collezionisti di Alessandri e viene qui ringraziato dal pittore che da questo momento in avanti non si ritrarrà più sino alla morte, avvenuta 4 anni dopo la conclusione del dipinto stesso.